Benvenuti a tutti, altro appuntamento Obeia, la grande stanza, e oggi siamo davvero in una grande stanza con importanti, con grandi protagonisti. Siamo nella sala borsa di Bologna e quindi possiamo allargare subito l'immagine. Eccola qui, guardate che spettacolo, questo che è un gioiello davvero bello e straordinario. Alla fine poi della puntata avremo anche il nostro Sergio Finelli che ci racconterà qualcosa, ma ecco gli ospiti. Allora ringrazio subito per la sua presenza il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, grazie e benvenuto. Grazie a voi. Bel posto, presidente. Sì. Meraviglioso, non bello. Roberto Guizzardi, Felsina Ristorazione, per questa sera io sarò in qualche modo aiutato in questo compito giornalistico, farò pochissime domande, anzi a dire il vero, perché ci sono tante realtà rappresentate, importanti di questo territorio, che hanno voglia, presidente, di confrontarsi un po' con lei. Roberto Guizzardi, che è anche un po' il padrone di casa, non della sala borsa, ma quello che è altroverso, e quindi lo ringrazio molto anche di questa bella ospitalità, e poi ci racconterà anche qualcosa. Elena Ugolini, Scuole Malpighi, rettrice, una grande crescita di questa realtà scolastica, siamo a oltre 2000 studenti, quindi insomma davvero una realtà importante, benvenuta anche a lei. Il mondo della moda, Federico Ballandi, Contatto, buonasera e benvenuto, un mondo che a volte viene un po' dimenticato, Ballandi, ma in realtà è un mondo molto forte che ha bisogno di sostegno. Professor Antonio Monti, il gruppo Monti, Salute Più, benvenuto anche a lei, buonasera. Mondo della costruzioni e non solo, Consorzio Innova, il direttore Gianluca Muratori, grazie e benvenuto. E Giampiero Calzolari, Mondo Granarolo, presidente anche del mondo delle fiere di Bologna, benvenuto anche a lei. Allora, presidente, partio posso con la prima domanda, che è molto, diciamo, intanto, lei è appena arrivato dagli Stati Uniti, no? Che dove ha portato la nostra regione anche negli Stati Uniti. Stiamo cercando nuovi mercati, presidente? Beh, noi siamo stati con una settantina tra imprese e consorzi, in particolare del food, perché abbiamo inaugurato Summer Fancy Food, che è la più importante fiera delle Americhe. Erano presenti in molti consorzi di IGP ed OP più altre imprese, però abbiamo portato anche università, compresi docenti dell'Alma Mater di Bologna, centri di ricerca delle life science, perché a New York soprattutto abbiamo puntato sul tema del cibo, del food. C'è stato anche un incontro tra i nostri consorzi e la grande distribuzione americana e le cose sono andate particolarmente bene. E poi abbiamo anche portato la Motor Vehicle University of Emilia-Romagna, cioè siamo l'unico luogo al mondo in cui da 5 anni, quando chiamammo Ferrari, Maserati, Ducati, Lamborghini, Dallara e altre 5 imprese, cioè le principali di chi produce supercar o auto o moto come la Ducati da sogno, le 4 università dell'Emilia-Romagna, compresa l'Alma Mater, abbiamo messo a guidarla Andrea Pontremoli, amministratore delegato della Dallara, e quindi non un politico, un ex sindaco. E da 5 anni noi attraiamo centinaia di studenti da tutto il mondo che prendono il master, sono lauree, diciamo, biennali in inglese, e questi trovano da lavorare qualche mese prima di laurearsi, perché vogliamo portare la Motor Valley anche nel futuro. Dicevo prima col presidente Calzolari, che guida oltre alla fiera, ma anche uno dei più grandi gruppi internazionali, certo, dell'agroalimentare Granarolo, che adesso replicheremo sul cibo. Presto daremo vita all'università del food, perché abbiamo visto che non è vero che vanno solo in fuga i talenti e i cervelli, si possono attrarre qui. Poi però siamo stati a Boston, Massachusetts, siamo stati al MIT di Boston, che è stata giudicata la settimana scorsa la prima università al mondo, poi ad Harvard, poi siamo stati a Filadelfia, in Pennsylvania, dove ho sottoscritto con il governatore della Pennsylvania, 13 milioni di abitanti, che cosa? Un accordo, perché? Perché abbiamo portato con noi polifarmaceutici, imprese del biomedicale, delle life science, medicina rigenerativa, l'IRS di Meldola, perché la Pennsylvania e in parte il Massachusetts sono il primo luogo al mondo per le scienze della vita, ma tra i primi tre c'è l'Emilia Romagna, in particolare col suo distretto, il biomedicale, nella bassa modenese. Io non dico che vengo da Campo Gagliano, da Modena, mi basta dire Ferrari, Maserati, Ducati, Lamborghini, certo, Parmigiano Reggiano, Mortadella di Bologna, Prosciutto di Parma, ma è vero. Abbiamo settori manifatturieri talmente eccellenti che l'anno scorso hanno permesso, quando dico questo numero, in queste settimane la gente, chi li ha, rizza i capelli. Dei 44 miliardi di euro di surplus commerciale italiano, cioè la differenza tra esporte e import, seguite bene, che è impressionante. L'Emilia Romagna, che ha il 7,5% della popolazione italiana,
ha contribuito per 29,9 miliardi, cioè due terzi. È stato un anno fortunato, può darsi, ma se quest'anno va male sarà la metà. Il merito ovviamente non è mio, è di straordinari imprenditori che in questa regione con le loro maestranze fanno prodotti che hanno un costo per unità di prodotto molto più alto che il resto del mondo, ma per qualità non li batte nessuno. Noi però, se vogliamo continuare a competere con i territori più avanzati d'Europa e del mondo, dobbiamo stare in quella competizione lì, con i più eccellenti. Quindi, Stati Uniti, adesso andremo a novembre in California per la settimana della cucina migliore nel mondo, ma andremo anche da Google ad Apple, di nuovo ad Intel, a Hewlett Packard, perché da 7 anni siamo l'unica regione che ha un Hub Innovation Center con una persona lasciata là dedicata alle imprese e alle start-up, dove c'è il cuore innovazione mondiale, ma andremo anche per la prima volta con l'assessore Colla a Houston, perché in Texas abbiamo firmato col Ministero della Difesa italiana e l'Aeronautica Militare un primo contratto per l'aerospazio. Certo. Bisogna stare nel mondo, bisogna starci dove c'è qualità, abbiamo il vantaggio di avere università, centri di ricerca e imprese talmente eccellenti che mediamente ci fanno far bella figura. E bisogna stare sul pezzo, diremo noi giornalisti. Roberto Guizzardi, intanto ringraziando ancora di questa ospitalità, diamogli il microfono per insomma, portare il suo contributo importante. Grazie, buonasera. Non so se è un contributo, ma sicuramente qualche una domanda importante al Presidente. Guardi, lei mi ha appena raccontato due cose bellissime. Parliamo di ristorazione, è il nostro mestiere, e parliamo di Motor Valley. Tre dei cinque clienti che ha nominato, Ferrari, Maserati, Ducati, sono fra i nostri più grossi clienti. Quindi noi facciamo ristorazione per questi protagonisti. Il tema è questo, noi usciamo un piccolo punto, non usciamo dal problema del Covid, parliamo di crisi, di difficoltà, la ristorazione è uno degli elementi più bastonati, in particolare la ristorazione collettiva che non ha visto da parte del governo un aiuto, un supporto, è l'unico settore della ristorazione eliminato dal tema ristori. Questo però non deve essere un momento di lamentela. Adesso, mentre tentiamo di vedere il futuro, che non è ancora così limpido nel nostro settore, comincia ad arrivare un altro problema: le energie, le materie prime, ma soprattutto il mondo del lavoro. Si parla molto in questo periodo della crisi della possibilità, no? di trovare persone nel mondo del lavoro. C'è il tema sicuramente della stagione, è un tema però che non è così limitato alla stagione. La stagione è un momento che mette in crisi tutto il settore. Nel nostro settore si lavora soprattutto a part time, quindi purtroppo una retribuzione abbastanza bassa, una serie di fattori in questo momento rendono difficile la possibilità di portare avanti la nostra attività. Cosa può fare la Regione, il Governo per dare una mano? Mi trova preparato situazione? Perché io sono stato oggi pomeriggio, il primo pomeriggio, a inaugurare il Festival dei Consulenti del Lavoro. Ci sono 3-4 mila persone, oggi erano 1500 lì in presenza in un'unica sala, quindi in questi giorni. Le domande che mi ha fatto il giornalista erano proprio esattamente su questa questione. Intanto è vero, lo dico perché ho fatto fino a un anno fa il Presidente della Conferenza delle Regioni, l'ho fatto attraversando e dovendo gestire la conferenza dei rapporti col Governo sulla pandemia. Se mi guardi indietro devo dire che non è vero che l'Italia è così scarsa, perché se mi guardi indietro mi chiedo come abbiamo fatto a reggere, perché non avevamo esperienze precedenti, strumenti, siamo stati colpiti noi prima degli altri, eh? Gli Stati Uniti, alcuni mi hanno detto, abbiamo guardato a voi per come comportarci. Avevo preso anche molti meriti, in particolare io insieme a Luca Zaia, perché erano stati i nostri assessori che nella commissione competente avevano scritto spesso, il governo devo dire ci ha dato una mano a recepirli, quelle normative, quei protocolli che servivano per far ripartire il mondo dell'impresa. Abbiamo aiutato tanto anche il mondo del food e della ristorazione, però ho detto una cosa vera, la ristorazione collettiva non si comprende bene ancora il perché, era un'assemblea di bilancio alla CIR proprio poche settimane fa, non è stata aiutata. E quello è un problema. Più in generale, prima ancora della guerra era scoppiata la pandemia energetica. Noi però l'anno scorso siamo cresciuti, fino a ieri sembrava del 6-9%, oggi nuovi dati dicono addirittura del 7,5%, fa niente. Comunque siamo cresciuti con una crescita imponente. Io gli imprenditori che incontravo mediamente mi dicevano questo: Presidente, non è che non vogliamo assumere,
vorremmo assumere di più, ma non troviamo alcune figure competenti in due direzioni. L'alta formazione, ecco perché ho detto università di grande livello che attirino talenti o li trattengano. Per trattenerli bisogna pagarli un po' meglio, i più giovani, però dopo vediamo cosa fare. Poi c'è anche il basso, cioè i lavori più umili. E qui me la faccia dire, non per vena polemica, forse dire prima agli italiani, col Covid è bastato andassero a casa molti stranieri a lavare i piatti nelle cucine, a pulire le camere d'albergo, a raccogliere la frutta e la verdura. Ho incontrato l'altro giorno, a proposito di food, imprenditori del Ferrarese e del Ravennate, disperati, perché rischia di non trovare chi raccoglie frutta e verdura, che se marcisce a terra, poi quelle aziende lasciano a casa anche qualche italiano o figlio di italiani che lavora nell'amministrazione. Il badantato. Allora, intanto dobbiamo fare in modo di attrarre lavoratori e lavoratrici di tutti i livelli, oltre che provare a trattenere i nostri. Per trattenere i nostri bisogna pagarli un po' meglio. Mi potrebbero dire gli imprenditori presenti, guarda che noi che paghiamo le tasse le paghiamo di più che il resto d'Europa, hanno ragione. Allora, secondo me, cosa può fare il governo? Tagliare il cuneo fiscale, parecchio. Bisogna far costare meno il lavoro e forse defiscalizzare l'assunzione di quei ragazzi e ragazze che per primi da una scuola o da un'università trovano da lavorare. Cosa faremo noi? E chiudo, perché faremo una cosa vera. Ah, un'altra cosa, oggi ho detto una cosa che ho visto su tutte le agenzie, domani riempirà i giornali. Io sono contrario ad abolirlo il reddito di cittadinanza, perché solo chi è nella disperazione può raccontare a noi cosa vuol dire non arrivare a fine mese e aver bisogno di uno Stato, un'istituzione. Tra l'altro in quasi tutti i paesi occidentali c'è una forma di sussidio. Però ho anche detto, non lo voglio abolire, ma va radicalmente cambiato, perché se il primo obiettivo che aveva era di dare da lavorare a chi non l'ha mai avuto o ridarlo a chi non l'aveva, quell'obiettivo non l'ha minimamente raggiunto. E io credo che invece la politica e le istituzioni, il primo compito che hanno non è tanto il sussidio. Sì, prima possibile te lo tolgo, non perché ti ridò la disperazione, ma perché ti do un lavoro. Yeah. Ecco, noi faremo una cosa, però a ottobre ci sta lavorando l'assessore Colla, legifereremo prima in Italia una legge per attrarre lavoratori e lavoratrici, non dico dall'estero solo, dal resto d'Italia, dal resto della regione, dal resto dell'Europa, del mondo. Devo dire che solo noi, la Lombardia, ho i dati del 2019, eravamo regioni in cui erano più i ragazzi e le ragazze che venivano a lavorare, a studiare, a vivere, rispetto a quelli che uscivano. Nelle altre regioni il contrario. Perché siamo attrattivi. Guardi, non c'è solo il tema dello stipendio, sorprendentemente. Chi viene qui è ad esempio per la qualità delle imprese che ci sono in Emilia Romagna. Perché nei vari settori, sai, l'eccellenza richiama talento. Oppure per la qualità della vita. Perché c'è una buona cucina, ma mediamente sanno che dagli asili nido alla sanità c'è qualità. Noi faremo una legge che metterà risorse, incentiverà le imprese, quindi state all'occhio, che assumeranno in via prioritaria ragazzi e ragazze. Cioè daremo incentivi. E poi metteremo un pacchetto di welfare che va. Ti diamo voucher per spenderli, per il posto al nido, sociosanitario, la casa, perché c'è poco da fare. Se vuoi attrarre qualcuno che venga o da Palermo o da Bolzano o da Parigi o da New York, bisogna che se viene qui abbia delle... Perché questo tema del lavoro, dei lavoratrici e dei lavoratori a tutti i livelli è il vero gigantesco problema che io vedo in questo momento. Allora, intanto sentite i rumori, perché siamo in un luogo che vive, la Sala Borsa vive, quindi insomma alla fine non vi spaventate di quelli che sono i momenti importanti. E sanità... Professor Monti, è subito uno dei temi, diciamo, in America ci hanno guardato, ha detto bravi, 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 noi abbiamo tutto un sistema termale straordinario, dobbiamo ancora lavorare, professore? Beh, io credo che dobbiamo lavorare ancora e molto. Innanzitutto parto, visto che il Presidente ha prima citato varie cifre, ne cito una anch'io, cioè noi, il mio gruppo che lavora da Bologna fino a Venezia, abbiamo guardato attraverso i computer. Dal 1 gennaio del 2000 al 31 dicembre del 2018 noi abbiamo visto 19 milioni di persone, 19 milioni, e sono tutte computerizzate. E quindi, non si sbaglia, numeri reali. Cioè il problema, noi passiamo molto con il fatto delle terme, effettivamente ieri noi abbiamo fatto la riunione con tutti il comitato universitario termale voluto dall'INAIL, voi sapete che adesso con l'accordo che abbiamo fatto con l'INAIL, Porretta è diventato il primo e unico centro
di riabilitazione e cure italiano, e questo lo dobbiamo molto al Presidente, perché è stato uno dei primi che voleva questa realtà e quindi che ha accettato e ci ha dato una mano. E effettivamente quindi ci vogliono dei professori universitari. Adesso con il direttore della USL faremo un accordo tra l'ospedale, le terme e i medici di base. Quindi, cioè, ci vuole una medicina molto forte di base, ma anche di tipo preventivo. Non è sufficiente quella appunto diretta che si conosce. Ecco perché io dico, questa interazione profonda tra quelle che sono le istituzioni ufficiali, quindi gli ospedali, i medici di base, eccetera, e il fatto di privati, di strutture private che portano avanti il fatto della prevenzione, è un fatto importantissimo. Ma non solo il fatto della prevenzione così intesa a livello generale, ma la prevenzione come modello di vita, per cui il problema della natura, il problema dell'acqua, che forza mi dà l'acqua, dove trovo l'energia della natura. Io ho scritto un articolo recentemente dicendo che oggi come oggi la natura sta correndo un grande pericolo ed è quella che sta diventando una moda, per cui dici io parto di qui e devo arrivare là e non vedo più nient'altro. No, tu quando vai in mezzo alla natura, la natura è in grado, e io le ho numerati, a darti 20 possibilità di potenziare la tua salute, 20 possibilità, però bisogna conoscerla, bisogna viverla, bisogna stare in rapporto. Così il problema della dieta, e prima si parlava del food, io sono d'accordissimo, ma questo food come lo intendiamo? Perché io ho posto una volta in un convegno e non c'è stato nessuno che sia stato in grado di rispondere, noi quello che vale è il fatto del centro neurale che abbiamo, cioè noi abbiamo 100 miliardi di neuroni e abbiamo miliardi di sinapsi. Le sinapsi sono dei laboratori biochimici. Allora, cosa devo mangiare io per dare vita ai miei miliardi di sinapsi? Guardate tutti i libri, tutte diete di destra e sinistra, non c'è nessuno che ti risponda. Tutte vanno a braccio in base alle mode. Cioè il problema della ristorazione è un fatto importantissimo, ma dobbiamo cominciare a affrontare seriamente. Allora voi capite che se noi cominciamo a pensare seriamente al discorso della prevenzione, basato su tutte le acque termali che, ecco, adesso recentemente sapete che lavoriamo molto su Poretta. Poretta ha pensato a 12 sorgenti di acque termali e ogni sorgente di acque termale ha una sua caratteristica e quindi una sua attività che è una medicina, perché le acque termali riconosciute dal Ministero sono delle vere e proprie medicine. E allora, hai le acque termali che medicina naturale, hai il mondo della fisica, hai tutti i discorsi dell'alimentazione, hai la tecnica respiratoria che è importantissima perché molti non sanno ancora respirare, vivono e non sanno respirare. Se noi creiamo un modello di vita dove entrano tutte queste cose qui, voi capite che allora gli ospedali ne beneficiano perché uno non corre subito all'ospedale ma rafforza e potenzia la sua salute. E nello stesso tempo la gente impara a vivere bene dentro se stesso, dentro la propria pelle. Presidente, insomma. No, ma noi, allora è evidente che per le idee che noi abbiamo, che io ho, la centralità del sistema sanitario per noi deve essere pubblico, perché il diritto all'istruzione e alla salute, io credo che in una società moderna, in una democrazia, deve essere di primaria risposta dello Stato e del pubblico, per garantire che un povero abbia gli stessi diritti di studiarsi e curarsi. Io dico, gli Stati Uniti, gli ho detto, non cambierei il vostro sistema sanitario col mio neanche se mi pagano. C'era una fila di persone vicino ad uno dei laboratori dove eravamo che mi diceva lo stesso gestore del laboratorio, vedi quelli là, adesso tirano fuori l'assicurazione, se non ce l'hanno in tasca non gli curano neanche un'unghia. Però Monti ha ragione su alcune cose. Noi abbiamo un sistema privato eccellente in questa regione, quindi l'integrazione deve essere utile, perché ad esempio nel Covid ci hanno aiutato tanto, perché era una tale impeto che ci colpiva. Adesso per ridurre le liste d'attesa utilizzeremo di nuovo anche il privato con accordi per cercare di velocizzare ciò che è rimasto indietro, perché magari era meno prioritario che il rischio di uno che moriva per Covid, eccetera. Lì è stato fatto un lavoro straordinario però a Porretta. Io devo ringraziare i miei colleghi presenti in regione, perché come Monti sa, quando ero presidente della conferenza
ci fu qualche anno fa il finanziamento, si finanziano ogni anno 3 centri termali in Italia, il primo fu quello di Porretta. Non ebbi fatica a convincerli, perché poi interviene l'INAIL con finanziamenti diretti, loro hanno fatto un grande investimento e per Porretta far rinascere le terme ha un valore per la montagna straordinario, perché è uno di quegli investimenti che dal punto di vista del benessere, perché noi l'abbiamo chiamata Wellness Valley, no? Uno dei tre brand insieme a Motor Valley e Food Valley, proprio perché il turismo del fitness o del wellness è uno dei turismi più in crescita nel mondo. Il tema del termalismo in montagna dà un senso anche al tema del turismo e quindi di attrarre ricchezza, attrarre opportunità di indotto. Quindi lì stiamo lavorando, collaborando, però ha detto cose molto vere, la prevenzione vale a tutti i livelli, dovrebbe sostituire ogni tanto un po' di più l'intervento in emergenza, anche perché fa risparmiare poi molte risorse, oltre che fa star meglio le persone. È un tema interessante. Erano Ugolini, il mondo della l'alta formazione, la scuola, l'educazione, si passa da lì per forza? Avevo due domande. Una la faccio da donna. Io ho 4 figli e ho fatto una fatica incredibile a lavorare e a conciliare il lavoro con l'educazione dei figli. Secondo me la regione potrebbe fare di più per aiutare le donne in questo compito e anche le famiglie. Prima si parlava di voucher per l'asilo nido, ma noi abbiamo dei figli che crescono alla primaria, alle medie, alle superiori. Secondo me sarebbe interessante che la regione desse un segnale in questa direzione. Soprattutto nei confronti delle famiglie che hanno anche difficoltà, magari con figli con difficoltà di apprendimento, con handicap. Ci vorrebbe un segnale forte, secondo me sarebbe bello averlo. Però se le do le cifre si accorgerà che il problema è più lo Stato. Uno, perché scuola non è materia della regione, noi possiamo intervenire sugli asili nido perché sono di preclusiva competenza, non essendo scuola dell'obbligo, dei comuni e anche della regione. Tant'è che quando c'era la legislatura scorsa, Elisabetta Gualmini fece la riforma del sistema 0-3 anni, dove introducemmo, vi ricordate, l'obbligo vaccinale prima in Italia dopo tanto tempo, ce lo potevamo permettere perché non era scuola dell'obbligo, potevo legiferare. Già dai 3 anni in su non potevamo. Per la verità, noi siamo la regione col più alto tasso di occupazione femminile, insieme al Trentino Alto Adige, sia perché c'è lavoro, ma anche in ragione del fatto, perché il lavoro c'è anche in tante altre parti, del perché abbiamo un sistema di welfare a partire dal numero di posti negli asili nido che non c'è nel resto d'Italia. Siamo primi in Italia, tra i primi in Europa, e adesso vogliamo investire ancora di più. Noi per la prima volta utilizzeremo decine di milioni di euro del Fondo Sociale Europeo, sono i fondi non PNRR, quelli il governo li dà agli investimenti per i comuni per fare nuovi asili nido. Ma se io faccio anche i muri, vale per il pubblico come per il privato convenzionato, noi trattiamo tutti alla stessa maniera, ma non do ai comuni soldi in spesa corrente per abbattere le rette, quello che è il servizio più costoso a domanda individuale, rischierebbe che ci vanno veramente solo i figli dei ricchi. Noi diamo già 27 milioni ai comuni per azzerare o abbattere molte rette, le famiglie più povere il nido quasi non lo pagano in questa regione. Il punto è che anche noi che abbiamo molti posti nei nidi, c'è un 30% di famiglie che non riescono a portarli. Io appartengo alla storia della sinistra, mi sento orgogliosamente sinistra, ogni tanto la sinistra dice qualche coglionata, no? Ad esempio qualcuno mi diceva, sì ma siamo quelli che abbiamo più posti nei nidi, quelli che non riusciranno a portarlo saranno i figli dei ricchi. No, no, per le regole ISEE che abbiamo in questo paese, se tu sei figlio di una coppia che sono due partite IVA, o due liberi professionisti, magari in questi ultimi anni persino hanno guadagnato meno di un lavoratore dipendente. Ma al di là di questo, quelli, per le regole che abbiamo, non glielo porterà mai, perché rimangono sempre nelle graduatorie fuori. E non è giusto, perché da un lato devi permettere alle donne di avere strumenti e servizi per poter permettere di lavorare. Secondo me c'è anche un altro elemento, serve per la crescita dei bambini. Le prove INVALSI, come lei saprà sicuramente, nella media gli studenti italiani che escono dalle scuole superiori, i più preparati sono in media chi ha fatto il nido e la materna, perché è la velocità di apprendimento, è la socializzazione. Adesso noi avremo la prossima settimana, credo, una conferenza stampa con la vicepresidente Schlein,
perché abbiamo sperimentato i 75 nidi lo scorso gennaio, adesso altri 300-400 nidi e scuole dell'infanzia, nel giro di 3-4 anni tutti i nidi dell'infanzia dell'Emilia Romagna introdurremo la lingua inglese, perché vogliamo che i bimbi di oggi, quando entreranno nel mercato del lavoro o della ricerca, abbiano strumenti che li rendano più forti, non più deboli. Poi c'è tutto il resto che lei ha detto. Lei pensa che nella disabilità la Regione Emilia Romagna mette un fondo ogni anno regionale per la non autosufficienza, così si chiama, che lo scorso anno per la prima volta ha superato il 500 milioni. Dallo Stato riceviamo 50 milioni. Cioè grazie a voi, cioè ai contribuenti di questa regione, ci mettiamo in più 10 volte tanto. Secondo me non è proprio giusto. Spero che il governo, lo Stato, metta un po' più di risorse, noi dobbiamo fare di più, in particolare perché, soprattutto per i ragazzi, anche quando escono dall'età scolastica, se penso all'autismo o meno, rischiano di essere lasciati abbastanza soli e le famiglie si trovano sole. Più in generale però condivido che noi dobbiamo fare un po' di più, diciamo che per le famiglie però, quelle sono politiche nazionali. Vorrei un paese che un po' più come fa la Francia, soprattutto per le famiglie con figli, facesse un po' di più, perché è evidente che si può fare. Noi alcune cose le abbiamo fatte, ad esempio siamo la regione che investe di più sulla gratuità del trasporto pubblico scolastico, che se vuoi far andare i figli a scuola in corriere o in treno fino a 14 anni è gratuito per tutti, tra i 14 e i 19 anni c'è la fascia che lo usa di più, per le famiglie fino a 30.000 euro di ISEE è gratuito, ma stiamo parlando di 80.000 abbonamenti solo quest'anno. Ci sono famiglie che hanno risparmiato per ogni figlio, se abitano in montagna e vanno a scuola in pianura, fino a 700 euro all'anno, che alla fine è anche un taglio delle tasse, se ci pensiamo. Anche lì vogliamo fare di più, quello è un contributo anche all'ambiente, perché inquini meno. Però ha ragione, serve investire ancora di più, credo però che magari tutto... Magari qualche ideussa ci potrebbe essere, cioè se io ho un figlio alla scuola dell'infanzia di Sant'Agata, in una scuola paritaria dell'infanzia di Sant'Agata, il comune dà 10 euro all'anno ogni bambino. Se questo bambino in una scuola dell'infanzia del comune di San Giovanni o di Bologna riceve come quota 500 euro l'anno, è chiaro che le rette sono diverse. Sarebbe interessante, come presidente di regione, come politico... Mi racconto che noi diamo alcuni milioni di euro alle scuole paritarie, che non dovrebbe essere compito nostro. Però se il presidente della regione capisce che l'educazione è una responsabilità... Ma noi li trattiamo uguale. I nidi, se sono accreditati, vengono trattati esattamente come i nidi pubblici. Però noi non possiamo lasciare all'arbitro dei comuni la decisione di che quota, di che quota uniforme, dare. Diciamo, adesso è una regola uguale per tutti. E poi l'altra cosa è che noi abbiamo, nella spesa corrente, vengono messe le spese in educazione. Questa potrebbe essere una battaglia da fare come presidente della regione. Mettere gli investimenti in educazione, come insegnanti di sostegno, educatori, disabilità. No, ma guarda che noi ne mettiamo, le ho detto che noi mettiamo, perché poi noi abbiamo... Lei tenga conto che un bilancio della regione è fatto di 12 miliardi e mezzo di euro. 9 sono sanità, che arrivano dallo Stato, circa 9, un po' meno. È il 3/4 della spesa complessiva. Di quello che rimane, metà sono spese per far funzionare la regione, personale, le strutture, quindi non è che rimane tantissimo. Però le dico, da questo punto di vista, non si fa mai abbastanza, ma se c'è una regione che è leader in Italia per le politiche di welfare, questa è certamente l'Emilia-Romagna. Se lei abitasse in altre regioni, vorrei vedere come fa a portare suo figlio al nido, quando la media dei posti di asili nido a volte è meno della metà di quella che abbiamo qui. Dopo in privato le do l'indicazione di una regione dove le famiglie possono vivere meglio che qua. E la pausa pubblicitaria. Adesso ricordo Gian Piero Calzolari. Io non lo so, le consiglio di rimanere in Emilia-Romagna. Oh, ragazzi, un privato non è che gli posso dare i soldi io. Non è più... Gian Piero Calzolari. Ci manca solo che faccia quella società lì, allora vado negli Stati Uniti, dove per curarmi o ho l'assicurazione privata oppure non mi cura nessuno. Il tema della formazione della scuola è ovviamente un tema molto molto importante. Presidente Calzolari, allora, la sua analisi e la sua domanda, Presidente. Sì, intanto il Presidente è partito nella sua introduzione da questa bella iniziativa fatta negli Stati Uniti parlando di food, e quindi come dire, mi trovo particolarmente sensibile. Come sappiamo, il food, il Made in Italy in particolare,
rappresenta per il nostro paese una delle voci più interessanti per quanto riguarda sia la, diciamo, la dimensione economica nazionale, soprattutto per quanto riguarda l'export. Abbiamo superato i famosi 50 miliardi. Oggi però dobbiamo fare i conti con un cambiamento climatico che rischia, se non gestito, e non è che lo gestisce uno in particolare, ma è una responsabilità collettiva, se non gestito, di compromettere tra le altre cose anche questa incredibile forza. Se in questi giorni la siccità è diventata drammaticamente un fatto reale, fino a qualche 5 anni fa, come dire, lo scioglimento dei ghiacciai, no, piuttosto che l'aumento della temperatura, sembrava un tema di altri, no, una preoccupazione remota. Oggi noi siamo in una condizione in cui il Po è secco, le campagne della pianura padana non vengono più irrigate perché non c'è disponibilità per l'irrigazione, tutti gli agricoltori stanno guardando in cielo sperando che piova. Allora è chiaro che bisogna rimettere in discussione un sistema di produzione, però probabilmente bisogna anche attrezzare delle infrastrutture, penso a sistemi irrigui e quant'altro. Bisogna pensare agli investimenti in tecnologia, perché il tema dell'acqua in particolare, oggi parliamo di siccità, ma domani potremo parlare delle alluvioni, no? Quindi il cambiamento climatico è talmente importante che se non lo mettiamo davvero al centro della nostra attenzione compromettiamo, oltre le condizioni di vita, perché chi vive oggi in condizioni ambientali così complicate ovviamente ha delle sofferenze anche individuali, ma anche un sistema economico che, pur rappresentando un'eccellenza, rischia di perdere dei primati proprio per mancanza di materia prima. Nel nostro caso io dirigo una cooperativa di allevatori, se non riescono a riempire le trincee di silo mais non avranno da che alimentare gli animali per il prossimo anno, perché poi si ritrincia quest'altro anno, non è che si può ritrinciare tutti i mesi, quindi veramente una situazione drammatica. Io penso che occorrerebbe dalle regioni più importanti dal punto di vista della produzione agricola, quindi l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto, un pensiero comune, no? Un'iniziativa forte, perché c'è un tema di educazione, c'è un tema di infrastrutture, c'è un tema di risorse e c'è un tema anche di mettere al centro l'agricoltura, un po' anche della riflessione quotidiana, non solo nel momento in cui, come succede oggi, le immagini del Po mettono un po' tutti in apprensione, ma poi domani avremo un'altra preoccupazione. L'Emilia-Romagna è una delle regioni leader, se non la regione leader, anche per tecniche di cultura. Sappiamo che siamo la regione con più ampia superficie di biologico, insomma, abbiamo tante cose da insegnare. Abbiamo certamente bisogno di fare sistema e credo che ci sia anche bisogno di dare un segnale agli agricoltori di vicinanza nella loro fatica per costruire il futuro anche per le proprie generazioni future. È un momento particolarmente difficile. Paradossalmente stavamo uscendo da un momento altrettanto difficile, però con una forza importante, che questa sequenza Covid, inflazione, guerra, siccità rischia di mettere davvero in difficoltà una delle punte avanzate della nostra economia. Presidente, poi ci fermiamo per un breve pubblicitario. Il tema è che abbiamo bisogno di intervenire sulle emergenze e però preparare anche il medio lungo periodo. Faccio l'esempio dell'energia. Questo è un paese che, per colpa mediamente della classe politica trasversale, in questi ultimi anni ha perduto sfide sul tema delle materie prime e dell'energia. Ne abbiamo poche, ma quelle poche che avevamo, a partire dal gas, si è persino deciso di ridurne l'estrazione, quando bastava andare in Croazia nello stesso mare Adriatico e di là ne pompavano di più. Quindi anche dal punto di vista ecologico nessun beneficio, ma un danno per noi, che certo nessuno immaginava la guerra, ma la guerra acuisce una pandemia energetica che già era drammatica. La chiamo pandemia perché colpisce trasversalmente tutti, le famiglie, le imprese, gli enti locali. Pensi che noi, che abbiamo più sanità pubblica di tutti, spenderemo 82 milioni di euro in più di bollette energetiche quest'anno per tenere aperti gli ospedali, le case della salute. Però il governo, i soldi li hanno già dati, no? No, ne manca tre quarti, so purtroppo. Che non è così. Lì, so io che difendo molto il governo Draghi, su questo sono arrabbiato, perché le spese Covid noi ancora non le abbiamo avute, se non per una piccola parte. Qual è il punto? Lei sa che io sono stato nominato dal governo Draghi commissario straordinario per uno dei due rigassificatori che si dovranno fare in questo paese. Uno è Piombino, l'altro è Ravenna. A Piombino, per ragioni più politiche che di merito, stanno litigando.
tutto sommato qua vedo che trasversalmente c'è consenso, noi ci siamo candidati perché bisogna queste grandi navi di gas liquido farle arrivare al porto, rigassificare ciò che è nella stiva, distribuirlo nella rete nazionale, perché aiuterà a essere meno dipendenti dagli stessi, ma anche a ridurre le bollette che sono le più alte oggi in Europa. I rigassificatori non li abbiamo voluti, li abbiamo fatti in Spagna. Il gas abbiamo estratto sempre meno e andava estratto. La TAP, quelli che erano contrari, la vogliono raddoppiare, ma abbiamo perso degli anni. Però, se proprio per seguire Calzolari, abbiamo fatto tutti troppo poco per l'ambiente. Parlo di me, anche io, anche noi. Noi ci stiamo giocando il bene più prezioso che abbiamo, che è il pianeta Terra. Lei pensa che nel Piacentino, dopo poco che ero stato eletto la prima volta, è arrivata un'alluvione che in 4 ore ha visto cadere quanto cade in un anno. La Valnura e la Valtrebbia hanno subito 3 vittime, 80 milioni di euro di danni, parti di piccoli paesi montani spazzati via. Dopo un anno e mezzo, siccità la più alta dopo 128 anni, che per fortuna il mio amico e collega Giovanni Toti ci ha permesso di utilizzare 4 milioni di metri cubi della diga del Brugneto, perché loro non avevano e non hanno problemi come noi, per dare nel Piacentino il permesso. Cioè, capisce, nello stesso territorio, troppa acqua e poca acqua. Quindi noi cosa abbiamo detto però? Sì, siccome dobbiamo migliorare l'ambiente, c'è bisogno di energia, bisogna passare da quelle fossili a quelle rinnovabili, perché se tu inquini, surriscaldi il pianeta, ed è per quello che avvengono quei cambiamenti climatici così drammatici, non per caso. Allora noi abbiamo candidato l'Emilia Romagna, io spero che il governo Draghi ce lo permetta, di realizzare sempre in Mare Ravenna il più grande parco dell'eolico e del fotovoltaico italiano, uno dei primi 3 in Europa. Perché con le pale eoliche e col fotovoltaico dei pannelli a mare, invece che togliere suolo agricolo che produce qualità, ci potremo permettere di passare buona parte dell'energia a fonti per il futuro pulite. L'ultima cosa, sull'acqua. Ieri sono stato a Roma a una riunione con 5 miei colleghi e la ministra Gelmini sul tema autonomia differenziata. Poi abbiamo avuto la conferenza delle regioni sull'emergenza idrica, sia col capo della Protezione Civile Curcio, poi col governo. In particolare noi regioni del bacino padano abbiamo chiesto di poter fare politiche comuni, perché se una regione delle 4 fa cose buone, le altre 3, magari anche noi, tutte sbagliate, anche quella che fa cose buone perde di valore, a partire dal fatto che l'aria, se è inquinata, non è che conosci i confini geografici. Allora sull'acqua adesso abbiamo chiesto lo stato di emergenza nazionale, io ho già firmato quello regionale, abbiamo un sistema previsto sottoscritto con l'AMBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche Italiane, per realizzare centinaia di nuovi invasi, perché noi abbiamo bisogno. Perché in Romagna sento meno l'emergenza? Perché per fortuna, per merito di chi c'era molto prima di noi e di me, fu fatta la diga di Ridracoli, che è un bacino naturale idrico straordinario. Sta salvando la Romagna. Noi adesso dovremmo farci, siccome il tema dighe è abbastanza complicato perché servono autorizzazioni particolari, c'è anche chi ha paura, più che grandi dighe servono tanti sistemi diffusi di i cosiddetti invasi, li stiamo facendo, ne dovremo fare, perché questo diventerà una delle questioni più importanti. Lì la tecnologia una mano la darà, la cosiddetta meccanica di precisione sta aiutando a far sì che sul trattore non deve più andarci il contadino. Dietro uno schermo, con un joystick, uno può guardare un trattore che da solo si muove e non spreca più un millimetro, per un millimetro l'acqua, perché è un bene talmente prezioso che si fa la guerra per il gas, ma si fa la guerra in qualche parte del mondo anche per l'acqua. Allora ci fermiamo, break pubblicitario, pochi istanti, poi torniamo qui dalla Sala Borsa di Bologna. Ancora 2 domande per il presidente Bonaccini, dobbiamo un po' correre, i tempi si stanno allungando, ma va bene così. Ci fermiamo, break a tra poco. Bentornati, Sala Borsa di Bologna, un luogo davvero bello e straordinario, se non l'avete visitato venite a visitarlo, ringraziamo ancora tutta la realtà di Felsina Ristorazione, Altroverso, un bando vinto qui, davvero un bel punto che ospita questo nostro momento e questo nostro talk show. Federico Ballandi, Contatto, il mondo della moda, non se ne parla mai abbastanza perché anche questo è un mondo che ha sofferto molto, Ballandi. Sì, buonasera Presidente. È una piccola precisazione a tutte le cose bellissime di cui ha parlato lei: la Food Valley, la Motor Valley, molto bene, il Made in Italy, il Made in Emilia Romagna, la moda in Emilia Romagna ha un valore aggiunto molto importante, perché abbiamo avuto con il polo distributivo del Center Gross e con la forza produttiva anche di Carpi, che lei conosce bene, con la maglieria, che è un valore aggiunto che ci contraddistingue come una produzione particolare e molto artigianale, abbiamo avuto delle situazioni importanti, ci siamo anche noi, siamo rimasti bloccati
dal poter esportare, perché la moda non è online, la moda bisogna viverla, bisogna toccarla, deve essere, va vissuta. Ecco, abbiamo avuto una costruzione di 30 anni di esportazione verso i paesi dell'est, da un giorno all'altro ci siamo visti comunque chiudere un mercato molto importante, addirittura stavamo facendo una fiera a Mosca, al mercoledì, al giovedì è successo quello che comunque ci stiamo portando dietro, cose veramente poco piacevoli che mai avremmo voluto vivere. Le dico che se ci sarà possibilità di aiutare gli imprenditori del mondo della moda, che so che sono molto, molto cari anche a lei, di aiutarli in un modo che non si perdano solo nella burocrazia. Aiuti anche di piccole dimensioni, però raggiungibili. Non soltanto fate questo, fate questo, fate questo, che poi però negli aiuti, nelle tasche, nelle possibilità di rimettere in discussione il proprio lavoro e la voglia di fare imprese di tante persone che lavorano, fanno lavorare e lavorano con serietà nel territorio, aiuti se ci possono essere concreti e appunto non che rimangano nelle carte della burocrazia. Presidente. Il tema della burocrazia è un tema gigantesco e per certi aspetti drammatico. Adesso noi nel patto per il lavoro e per il clima, pochi mesi fa, con tutte le parti sociali di questa regione, quindi anche le rappresentanze economiche, abbiamo condiviso un patto per la sburocratizzazione che ha in campo 78 misure, 76 misure che riducono in parte un po' di sburocratizzazione. Guarda che quando io chiedo l'autonomia differenziata non la chiedo per avere più soldi, Anzi, se mi danno un euro in meno di quello che ci arriva ogni anno, a me va bene lo stesso. È che noi vorremmo avere un'autonomia che ci permetta di programmare pluriennalmente, non ogni anno, quindi sapendo su quante risorse possiamo contare per i 5-10 anni a venire, e sburocratizzare. Le faccio un esempio. Sono andato a dare il via ai lavori alla tangenziale di Reggio Emilia, 190 milioni di euro, ma è la tangenziale di Reggio Emilia, non d'Italia. Cioè un'infrastruttura che non ha interesse nazionale. Per avere la valutazione di impatto ambientale 7 anni. Nella richiesta nostra di autonomia per le infrastrutture di interesse regionale o locale chiediamo che sia la regione, non i ministeri, a dare la valutazione di impatto ambientale. Anche noi siamo lunghi, burocrati e lenti, ma vedrai che più di 6 mesi, un anno non ci mettiamo. Là ce ne vogliono 5, 6, 7. Per dire che davvero questa è una sfida mai vinta, dobbiamo far molto di più, è vero. Sul tema, adesso lui ha citato dei poli eccezionali, c'è anche il calzaturiero, ad esempio, in particolare San Mauro, in Romagna, sì, e lì vicino. Anche quelle, giusto, giustissimo. Diciamola così, ora, più che aiuti che vanno dati in termini di sussidio, perché poi un paese che ha già un grande debito rischia, dobbiamo aiutare le imprese, secondo me loro hanno bisogno di essere aiutate, che non è a insegnargli come si fa, sono loro che lo insegnano a noi. Ad esempio adesso avremo nel PNRR risorse che in alcuni casi non passano nemmeno dalle regioni o dai comuni, sono direttamente sulle imprese che vanno grandi. Ma c'è anche la programmazione settennale. Noi passeremo da 2 miliardi e 4 a 3 miliardi e mezzo nel settennato 21-27. Roma ci ha già dato il via libera, stiamo aspettando Bruxelles. Appena Bruxelles darà il via libera possiamo mettere bandi. Cos'è che hanno bisogno le imprese? Immagino anche quelle della moda. Uno, fondi per la ricerca e l'innovazione, perché rispetto al passato se ti fermi 15 giorni qualcuno ti supera. E presto metteremo dei bandi per le imprese che investono lì. Internazionalizzazione. Abbiamo detto che chi esporta spesso vola, ma non tutte le imprese, soprattutto le piccole e medie, che poi diciamo la verità, è l'ossatura dell'economia per il 95% dell'Emilia-Romagna. Hanno bisogno di essere accompagnate o aiutate, certo. Quindi il sostegno quando vanno all'estero, ma anche strumenti per internazionalizzarsi. Poi la digitalizzazione. Il fatto che adesso arriverà questo super computer di calcolo, che è il più potente in Europa, tra i primi 5 al mondo, ci darà un vantaggio competitivo straordinario. E poi c'è il tema, diciamola così, della formazione, perché abbiamo detto che il problema dei lavoratori e lavoratrici diventa un problema gigantesco. Ad esempio, io sono tra quelli che pensa, è una mia opinione, che negli ultimi 30 anni in Italia si sia troppo dato poco valore rispetto al passato alla formazione tecnico, scientifica e professionale. Perché è vero che la cultura umanistica è fondamentale per la crescita di un individuo,
però non è che tutti devono fare il liceo classico o andare all'università per forza, ci sono anche studenti che vogliono fare un istituto tecnico, professionale, scientifico. Adesso vedo che il governo sta tornando a investire, ho visto che nel PNR hanno scritto modello di riferimento gli ITS dell'Emilia-Romagna, perché ad esempio qui tutto sommato da noi la formazione duale, l'alternanza scuola-lavoro ha funzionato abbastanza. Dobbiamo investire ancora di più, perché ad esempio in quel campo insegnare nei laboratori, adesso non è mica che uno va in fabbrica a sporcarsi come era in passato, per gran parte stiamo parlando di imprese dove, come dire, se uno prende le imprese dell'automotive non c'è mica più la morcia, eh? C'è della gente che lavora pulita ma che fa cose eccellenti. Noi dobbiamo investire lì perché secondo me l'ultimo anno, gli ultimi due anni, a proposito di formazione, è bene che un ragazzo o una ragazza possa imparare un mestiere direttamente dove quella professione si fa. Non possono farlo da solo, perché da soli non avrebbero le risorse sufficienti, se no salta l'impresa. Quindi dobbiamo essere noi ad aiutare. Noi l'abbiamo chiamata anche lì per dare il nome di Valle, perché ormai lo facciamo con molte, ma ne abbiamo Fashion Valley. Adesso c'è un progetto che appena escono i bandi della programmazione europea. Però quindi... facili, cioè Ballandi dice no, facili i bandi. No, ma sì, anche perché abbiamo creato... Beh, però guarda, le imprese di questa regione mediamente l'accesso ai fondi lì... Anzi, avessimo più soldi, perché rimangono alcuni gradatori che non riescono ad entrare. Abbiamo veramente creato un sistema di produrre moda che comunque è un ibrido, ripeto, tra il fast o meno, che è veramente un valore aggiunto che l'Emilia Romagna può dare al territorio nazionale e può dare al mondo intero. E deve essere così. Allora, se parlo di tangenziale di Reggio Emilia, casualmente Gianluca Muratori, Consorzio Innova, c'è il mondo delle costruzioni, un mondo di ricostruzioni con questo 110% che sembrava esplodere, tutti ricchi, e invece adesso c'è qualche problemino, mi sembra che... Sì. Io sono l'amministratore delegato di un consorzio, di un gruppo di imprese che ha quasi 600 imprese, siamo un consorzio di imprese artigiane, quindi siamo fatti di piccole e medie imprese, poi abbiamo un terzo anche di grandi imprese, anche grandi cooperative del nostro territorio, lavoriamo in tutta Italia, ma di quelle 600 imprese i 4/5 sono emiliano-romagnole. E abbiamo guardato con molta attenzione, noi viviamo nelle montagne russe, nel senso che voglio dire abbiamo 10 anni fa eravamo tutti poveri e poi dopo... qualche mese fa eravamo tutti contenti, quasi tutti ricchi, e poi questo super bonus del 110%, che ovviamente è un'operazione più statale, più diciamo così nazionale, e quindi ha una ricaduta che sicuramente sulla regione come dire, tocca solamente alcuni aspetti che comunque sono importanti e che io appunto vorrei cercare di portare un po' alla sua attenzione. Noi abbiamo fatto una divisione, siamo come dire un punto di riferimento nel nostro, devo dire forse in Italia, ma sicuramente nella nostra regione, per cercare di cogliere le opportunità e far fare anche nel PNR alle piccole imprese i grandi lavori, mettendoli insieme, cercando di avere tutti i requisiti che possono far competere le piccole imprese. Le abbiamo perse tutte, quelle medie del nostro territorio, sono rimaste le multinazionali che vengono qua, non pagano spesso le tasse qua, le pagano da altre parti, noi invece rappresentiamo proprio quelli che le pagano qui, insomma. E quindi con molta attenzione, quando c'è un'opportunità, seguiamo molto l'opportunità e cerchiamo di coglierla. Il 110% è cambiato 4 volte nel 2020, da quando è uscito, 6 nel 2021, 4 nel 2022, e non siamo alla fine, no? E noi stiamo seguendo questa situazione con tutta l'attenzione del caso. Noi non siamo tra quelli che fregano, noi lavoriamo per enti pubblici, quindi facciamo il 110% per gli ACER, ad esempio, che hanno un'importanza enorme, perché tra l'altro possono essere patrimonializzati dai comuni che sono proprietari nella sostanza dei vari ACER. E lei pensi che se noi facciamo 100 milioni di attività del superbonus per l'ACER di Bologna, il comune di Bologna può avere nel patrimonio, consolidare 100 milioni in più. Vediamo i bandi andare deserti perché le banche non comprano più i crediti. È una cosa allucinante. Fino a 6 mesi fa tutti compravano i crediti del 110, adesso non li compra più nessuno. È evidente che se facciamo i BTP a 10 anni da 3,50%, le banche non comprano più i crediti d'imposta. Ci troviamo imprese che hanno cassetti fiscali con qualche milione dentro, piccole imprese,
che si sono buttate, hanno comprato i ponteggi, hanno comprato materiali, non quelle che fanno le speculazioni, non quelle che lavorano, e che non riescono a smobilizzare questi crediti. E io, è come dire, so che la Regione non ha tante colpe, anzi, forse siamo quelli che sono più attenti a queste dinamiche, purtroppo ci cadiamo anche in mezzo. E non so se sia possibile riuscire a incentivare, a fare sì che gli istituti di credito, o la Cassa Depositi e Prestiti, o con l'autorità che lei ha, perché lei ha una grande autorità nazionale, non c'è bisogno che glielo dica io, ma lei e Zaia credo che possiate essere molto autorevoli insieme, ci fosse la possibilità di poter riuscire a smuovere questa situazione, che tra l'altro ha tempistiche che sono allucinanti, non consentono la formazione della gente che poi deve fare il lavoro, causando poi tutti gli incidenti che stiamo poi discutendo, perché non si può dare un anno e mezzo per fare decine di miliardi di lavoro. È un controsenso. Magari far combaciare quelle tempistiche con quelli del PNRR sarebbe probabilmente una grande possibilità di poter riuscire a cogliere un'opportunità in un settore che è quello delle costruzioni, che possa fare formazione, possa rimanere sul territorio e possa in qualche modo riuscire a dare anche alle istituzioni pubbliche un'immagine che è completamente diversa da quella che oggi stiamo in qualche modo vedendo. Ripeto, è cambiato 14 volte la normativa e non siamo neanche a metà dell'anno, quindi voglio dire, immaginiamo che un altro paio di volte cambi. Non so se ci sia modo e maniera di poter riuscire a fare un punto chiaro della situazione legato al mondo di questi crediti che non vengono in qualche modo smobilizzati, insomma. Presidente, i temi sono tanti, siamo sì. Allora, il mondo delle costruzioni, dell'edilizia è stato quello drammaticamente più colpito nel corso della penultima recessione. Io divento presidente a fine 2014, la disoccupazione in Emilia-Romagna era il 9%, quasi il triplo di quello che era stato nei 30 anni precedenti. Abbiamo terminato il primo mandato, era scesa al 5, non fosse arrivata la pandemia, andavamo a quelle cifre dove se hai voglia di lavorare ti dicono mediamente il lavoro lo trovi. Poi è arrivata la pandemia, ma su questo io sono fiducioso per il futuro. Se la guerra terminasse prima possibile, se il costo dell'energia cominciassero a ridurlo, io sono molto fiducioso sulle opportunità di crescita di questa regione, per la forza che hanno le imprese e anche il DNA degli emiliano-romagnoli, che solitamente si lamenta poco, si rimbocca le mani. Lì, se andiamo a vedere i posti di lavoro perduti in quella fase, la gran parte erano nella moria di tante imprese. È una cosa vera, a livello nazionale ormai non abbiamo più grandi imprese nel campo dell'edilizia, e decine di migliaia di posti di lavoro. Lo scorso anno, nel contributo a quella crescita addirittura sopra il 7%, l'edilizia ha dato un contributo importante, perché poi il 110 ha dato una mano. Certo. Guardi, alcune cose anche congiunturali, dico purtroppo da un lato, per fortuna dall'altro, perché dopo le tragedie devi ripartire. È venuto il presidente Mattarella il 20 maggio, cosa ha detto nel decennale del terremoto? L'Italia vi deve essere grata, perché questa ricostruzione è esemplare. 13 miliardi di euro di danni, solo l'Irpinia per una sola regione fu più disastroso come quantità di danni, il 95% degli edifici crollati o inagibili è tutto al proprio posto. Lì hanno lavorato tante imprese anche del territorio, dimostrando poi capacità, velocità, eccetera. Ad esempio lì adesso manca un 5% a dire cosa si fa, perché poi il problema è le competenze. Lì ci siamo potuti permettere di... Vabbè, il prezziario l'abbiamo aggiornato 2 mesi fa, ci avete ringraziato, in realtà era una sinergia comune, perché se non aggiornavi il prezziario, col costo di aumento delle materie prime si bloccano tutti i cantieri. Sul terremoto, essendo ancora per gli ultimi 6 mesi commissario straordinario alla ricostruzione, ho potuto permettermi di mettere un una tantum di risorse che daremo alle imprese che hanno aperto i cantieri da non molto tempo, o per quelli che dovranno aprire, di dare più risorse, perché altrimenti si bloccano i cantieri aperti e non partiranno mai quelli che devono aprire, con gare che vanno deserte. Ecco, dal punto di vista nazionale, non ho le competenze per dire cosa deve fare il governo, penso di avere qualche idea, l'abbiamo anche suggerito in conferenza Stato-Regioni, perché questo problema rischia di aggravare il blocco di cantieri che, laddove
le materie prime mi costano 5-6 volte tanto, qual è quell'impresa che mette il rischio di saltare per aria? Si ferma e attende, ma è un problema per tutti. Adesso abbiamo fatto molti investimenti sul tema della casa, di nuovo sul tema ACE, perché ha detto bene, tra l'altro essendo un patrimonio edilizio, quello che abbiamo nelle nostre città, che per la gran parte è del 800-900, ha bisogno di interventi anche di piccole o medie dimensioni, per le piccole e medie imprese, a partire dal fatto che c'è bisogno di essere più comodi nel muoversi, di fare gli ascensori, di fare, a proposito di energia, inquinare meno i cappotti energetici, eccetera, eccetera. Bisogna provare ad accompagnare tutto questo, però adesso serve, sul 110 in particolare, una misura di tregua nazionale. Certo, è essenziale. Ma sì, perché se no davvero, ma anche un cittadino o un imprenditore, ma cosa fa? Non se ne esce più. Quindi abbiamo bisogno di farlo, perché comunque è una valvola di sfogo molto importante. Allora do un paio di minuti al nostro Sergio Finelli, perché siamo in Sala Borsa, un luogo bello e straordinario, proprio perché ci racconti qualcosa molto brevemente, prima o poi dei saluti finali, è stata una puntata davvero molto ricca e quant'altro. Sergio. Luogo veramente rappresenta tutta la storia di Bologna. Noi in questo momento siamo sopra alla nostra storia, sotto di noi, attraverso questo bellissimo pavimento trasparente, possiamo vedere tanto del nostro passato, possiamo vedere resti romani, possiamo vedere resti medievali, perché effettivamente questo palazzo, il palazzo del potere, da sempre si sviluppa sopra l'antico foro romano. Quindi la vera parte storica, la vera piazza che aveva la Bologna romana era effettivamente qui. La piazza Maggiore che conosciamo adesso invece è una piazza medievale, simbolo della potenza di Bologna del 200. E quindi in questo luogo è bellissimo camminare, è un luogo assolutamente accogliente, che è molto trasversale. Quindi sotto i nostri piedi abbiamo il passato e tutto sommato intorno a noi abbiamo anche il meno passato, quindi quando Bologna, guardando i modelli per esempio francesi, alla fine dell'Ottocento apre un luogo di contrattazione, quindi diventa la nostra sala borsa perché effettivamente è stato il luogo dove si facevano le contrattazioni, soprattutto di prodotti agricoli. Ancora alla fine dell'Ottocento Bologna non aveva raggiunto il tessuto industriale che invece adesso possiamo vantare. E effettivamente non avrà una vita lunghissima questa funzione di mercato azionario, durerà circa una ventina d'anni, e poi avremo una pausa e sarà rilevato questo spazio anche dalla Cassa di Risparmio, quindi dagli anni 20 con la Marini incrementa, ingrandisce, abbellisce ulteriormente questo posto che assume funzioni da uffici. Ma dopo gli anni 50 avrà ancora un'altra funzione, per una decina d'anni questo luogo diventa anche il palazzo dello sport della città. Qua ci sono delle foto memorabili in cui possiamo vedere giocatori che correvano lungo la sala borsa e gli spettatori assiepati ai piani di sopra. Poi abbiamo avuto nuovi palazzi, quindi chiaramente ha perso questa ulteriore funzione. E che cosa rimane oggi? Rimane che questo luogo fondamentalmente è la nuova piazza coperta. Da circa una ventina d'anni è stata recuperata la città, dopo un'ulteriore fase appunto di declino è stata recuperata, e quindi quando fa troppo caldo il bolognese può venire qui a trovare refrigerio, quando fa troppo freddo può venire qui e trovare un clima sicuramente più ospitale, oltre a tutte le funzioni chiaramente di biblioteca molto avanzata. Devo dire che questo ancora una volta parla dell'ospitalità di Bologna, del stare bene in questa magnifica città. Grazie a Sergio Finelli, la nostra guida turistica. Sì, meriterebbe un applauso, ma glielo faremo, il microfono te lo possiamo regalare. Grazie. Allora, io ringrazio il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, grazie a Calzolari, grazie a Muratori, grazie al Professor Monti, grazie a Roberto Guizzardi, Erano Ugolini e Federico Ballandi. È stata una carrellata un po' veloce, un po' rapida, perché tanti sono gli argomenti, tanti sono i temi, però come dire, è bello confrontarsi, dobbiamo fare in modo che ci si possa confrontare in una grande stanza, per cui restando sempre con Obeia. Vi ricordo che Obeia la prossima settimana andrà in onda di giovedì, e quindi non più di venerdì ma di giovedì, anticipiamo di un giorno, altri temi, altre cose. Grazie davvero a tutti, grazie alla Sala Borsa e grazie a Roberto Guizzardi e alla Felsinia per averci ospitato qui in questo luogo anche con altro verso. Grazie a tutti e buona serata. Grazie.